Presentata presso la Sala dei Grandi della provincia di Arezzo, la 29esima edizione di Tovaglia a Quadri, che si svolgerà ad Anghiari presso il Castello di Sorci dal 10 al 19 agosto. Ogni anno Tovaglia a Quadri è un po' una sorpresa perché le tracce della storia prendono forma durante le prove, e arrivano nuove informazioni e tutto si trasforma. E di sicuro sarà un'edizione molto calda che racconta storie di Anghiari, ma soprattutto del territorio aretino, che si incrociano, si intrecciano, storie di tanti anni fa e storie di oggi anche. Storie di tutti i giorni, storie che vedono protagonisti gli abitanti, i cittadini che frequentano questo borgo. Assolutamente, e le questioni, diciamo, che si risolvono e che si raccontano a tavola diventano un po' questioni patrimonio della collettività. E il cibo e le vicende agrodolci che vengono messe in scena, diciamo, fanno un tutt'uno, e durante una veglia che durerà abbastanza, ma forse non abbastanza per raccontare tutto. Chi è a tavola poi a sua volta protagonista di questa Tovaglia Quadri? Eh beh sì, spesso capita che persone che vengano a vederla poi aggiungano dei pezzi della narrazione, perché mentre alcune cose di rilevanza nazionale o internazionale hanno, come dire, una struttura chiusa, quelle locali hanno una struttura aperta e ognuno porta la sua visione dei fatti, cosa che è un po' la caratteristica di Tovaglia Quadri. Com'è nata Tovaglia Quadri? Qual è stata l'idea, la scintilla che ha dato il via a questa grande rappresentazione? Beh, nasce dall'idea semplice, lo stare a tavola, le Tovaglia Quadri del panno, del celebre panno toscano di Anghiari di Busatti, nasce da questi quadri che sono gli atti in cui si dividono le storie, e la partizione della cena tipica toscana diventa un po' una partizione teatrale. Abbiamo preso degli ingredienti semplici e l'abbiamo un po' reinventati, ricucinati.